Ciao, buongiorno. Facciamo come sempre il nostro post per raccontare un po' che cosa ci siamo detti questa mattina nella nostra diretta del martedì. Abbiamo ripreso un po' quello che doveva essere martedì scorso, ovvero parlare di sport. Lo sport che in qualche modo abbiamo abbandonato o che ci sarebbe sempre piaciuto fare. E allora c'è chi, come Maestro Domenico, ha detto che ha abbandonato il calcio, ma come arbitro, e gli piacerebbe però praticare il tiro con l'arco. Siete stati in tanti a dire che in qualche modo avete giocato a calcio o avete anche lo avete praticato a livello arbitrale, come Luciano che diceva che ha arbitrato anche fino alla primaverile, ma le giovanili primaverili, ma poi ha dovuto abbandonare anche perché in qualche modo non gli piaceva più come veniva un po' strutturata, diciamo così, il calcio e come in qualche modo non si giocava più allo stato puro e per la voglia di giocare. Tanti hanno anche detto in realtà che un altro sport preferito, vabbè, a parte quello del nuoto che un po' tutti abbiamo in qualche modo praticato, è stato quello di giocare a tennis. Beh, tennis ne abbiamo parlato anche perché a Roma ci sono gli internazionali, ma di tennis si è parlato più che altro perché ad esempio Eugenio ha giocato a padel, mentre in qualche modo Gaz ha detto che non ha giocato tanto a tennis quanto a football australiano e in più ha giocato a squash, dove a lui piace lo squash in particolare perché bisogna mettere la velocità ma anche la testa per cercare, diciamo così, di vincere sull'avversario, quindi usare in qualche modo anche la testa oltre alla forza fisica. In realtà abbiamo parlato di padel anche perché ultimamente stanno sorgendo tantissimi, diciamo così, luoghi dove poter giocare a questo nuovo sport. Io non mai praticato, ma come vi dicevo, insomma, mi piacerebbe anche provarlo, ma quando mai si avrà tempo, insomma, in qualche modo si proverà. Allo stesso tempo vi ho così accennato al fatto di ieri aver guardato un po' quella che poteva essere la meta estiva, prossima meta estiva, ovvero oltre a cercare quelle estere, in realtà poi diciamo così che i voli insomma non ho trovato quelli convenienti, e allora la meta estiva è stata sicuramente quella di dirigermi verso Favignana. Allora molti di voi mi hanno effettivamente dato dei suggerimenti, soprattutto Maestro Domenico che ci è andato, che ha detto ci sono tantissime cose da visitare, ma anche tante buone cose da diciamo così degustare, come polpette di tonno, couscous, frutelle di neonata, spaghetti con ricci, pane cunzato, eccetera, eccetera. Ma quando si è parlato di neonata, ecco che Luca ci ha subito detto che bisogna fare attenzione perché la neonata in realtà, come diciamo così, come pesce è difficile da trovare, perché difficile pescarla e quindi molti te la passano come neonata, in realtà è pesce, diceva, di importazione cinese. Quindi grazie anche per queste indicazioni, faremo attenzione. Abbiamo parlato appunto dello squash, abbiamo parlato poi anche anche Gioacchino, che è stato per 2 anni di fila a Favignana e dice di assaggiare il cunzato, che è una ricetta mattina. Già questo mi stuzzica. E poi si è parlato anche di che cosa in qualche modo può essere interessante di andare a visitare, come o meglio vedere come concerti, anche se c'è chi dice che non ha più troppo l'età per stare in piedi ai concerti, ma in realtà in qualche modo, vabbè, ci sono anche le seggioline, quelle che si usano anche per pescare, che possono andare bene, Peter. Quindi torna a vedere i concerti perché il tuo ultimo risale al 2010, veramente datato, oserei dire. Mega Naturista invece ci propone un menù vegetale, risotto con bruscandoli, che sono degli asparagi selvatici, adesso è il periodo degli asparagi, peperoni ripieni di verdure miste, torta al tarassaco, elisir di erbe dei campi che ha fatto lui, quindi anche questo, diciamo così, digestivo che ci aiuta in qualche modo a digerire meglio.
E poi, appunto, dicevamo un po', qualcuno ha parlato di concerti, gli sarebbe piaciuto andare a vedere il concerto di Elton John, anche a me, devo dire la verità, ma anche il concerto che è stato visto degli AC/DC. E adesso non mi ricordo più quale, ma insomma uno dei tanti concerti, anche se è vero che dicevamo che ormai i concerti hanno dei prezzi folli, così come quello per partecipare all'Eurovision, ma bisogna anche sempre un po' valutare che questi concerti in qualche modo hanno anche un lavoro dietro e che quindi in qualche modo va anche retribuito. Poi nulla vieta che ci siano insomma i botteghini che in qualche modo invece se ne approfittano, ma un po' come in ogni posto. Dopodiché, insomma, si è parlato anche di sbronze e di esami da dare il giorno successivo, sbronze che si sono avute magari a un concerto, e questo è un po' quello che è stato raccontato, così come il ricordare di mandare le immagini dei borghi e dei luoghi, insomma, dove si vive per poter realizzare poi un libro e poi il ricavato darlo in beneficenza, quindi poi per Natale, insomma, in qualche modo abbiamo tempo, abbiamo tempo. Chiuderei con, visto che si è parlato anche di, diciamo, di cultura, con una frase che ha scritto Maestro Domenico, dove si diceva che la cultura è un dono dall'alto, deve essere messa a disposizione di tutti, date senza aspettarvi ricompensa, non mettete né oro né argento né rame, poiché gratuitamente da me vi è stata data. E questa era una frase molto importante, che è quella di Gesù. Chiudiamo con Francis, che è uno youtuber che canta, e quindi ci chiedeva se poteva cantare dal vivo la prossima volta. Ci possiamo organizzare, insomma, siamo contenti di ascoltare anche quello che hai da proporre. Questo è un po' quello che ci siamo raccontati anche oggi, in questo martedì mattina. Come sempre siete stati tantissimi. Ci ritroviamo martedì prossimo, e se sia Francis che altri vogliono, insomma, mettersi in contatto, possono farlo scrivendo a macalì@libero.it. È tutto. Una buona settimana, un buon weekend, mi trovate anche su Patreon, non solo radio, ma insomma mi trovate un po' ovunque. Ciao, alla prossima!